Vi ricordate il nostro format delle 5 domande? Beh, stavolta di domande ne abbiamo molte di più. Perché? Perché è tanta la curiosità nei confronti della nuova Fiat Tipo, un'auto che ha mantenuto un vecchio nome, tanto caro a molti automobilisti italiani, ma che è cambiata radicalmente. Non è più l'auto degli anni 80-90, ma è una berlina a tre volumi che ha messo sulla coda e promette di dare tanto al giusto prezzo. Ci chiedono ad esempio perché costi così poco. Beh, perché è una work car che Fiat produce in Turchia, nello stabilimento di Bursa, e che vende in oltre 40 paesi, compresa la Turchia appunto e l'Europa dell'Est. C'è da fare però un ragionamento sul prezzo, perché la Tipo è uscito con un'offerta lancio che partiva da 12.500 euro, quindi con uno sconto di ben 2.000 euro sul listino, previa rottamazione o permuta. In realtà il listino parte da 14.500 euro per la versione a benzina, per arrivare fino a 19.900 euro per quella con il 1.6 diesel da 120 cavalli. In ogni caso però il rapporto contenuti-prezzo è sempre molto competitivo. Ci chiedete anche a che cosa dovete rinunciare per risparmiare. Beh, innanzitutto non pensate a un'auto low cost to cure, cioè un'auto che a poco prezzo dà anche poche dotazioni. La Fiat Tipo segue una filosofia completamente opposta. Nella versione di serie ha il clima automatico, i cerchi in lega da 16, i sensori di parcheggio posteriori, la radio con il Bluetooth, insomma offre molto. Il risparmio per il costruttore sta in alcune plastiche un po' dure, anche se ben montate e magari poco ricamate. Per chi compra invece le rinunce sono ad esempio nell'infotainment, lo schermo è piuttosto piccino, oppure nelle possibilità di personalizzazioni che non sono molte. C'è poi l'assenza, anche optional, di alcuni chip di assistenza alla guida che su altre auto del segmento adesso sono abbastanza diffusi. Quanto è grande? Beh, più di 4 metri e mezzo, ed è questo un altro punto. Con la Tipo, al prezzo di una segmento B ben accessoriata, ci si porta a casa un'auto di segmento superiore. È comodissima per 4, discretamente comoda anche per 5. Anche il posto guida è confortevole, il volante è regolabile in altezza e in profondità di serie, anche nella versione base. Ed è così semplice trovare la giusta triangolazione tra la pedaliera e il volante per chi guida. Ci chiedete anche com'è il baule? Beh, è formato famiglia, i suoi 520 litri dichiarati di capienza sono molto sfruttabili, c'è una bocca molto larga e la soglia di carico è piuttosto bassa. Lo schienale posteriore poi è ripiegabile e sdoppiato, il che è un bel jolly se si devono caricare degli oggetti lunghi come un lungo slider per le riprese oppure più banalmente gli sci. Come si guida su strada? Beh, si guida bene la Tipo, è un'auto innanzitutto ben insonorizzata, confortevole nel molleggio e piacevole da guidare. Non è un'auto sportiva, è chiaro, però ha un assetto molto equilibrato e fedele, per cui tra le curve risulta piacevole. Anche lo sterzo piace, ha il giusto peso ed è preciso. Questa versione con il 1.6 turbo diesel da 120 cavalli ci mette poi un valido motore che con i suoi 320 Nm di coppia è sempre pronto ai bassi regimi ed è sempre pronto a riprendere di giri. Non è rumorosissimo poi e tiene anche una buona media a livello di consumi, perché non è difficile riuscire a fare i 16 km con un litro. Il cambio per ora è solo manuale a 6 marce, ma si tratta di un buon manuale, poco contrastato, molto manovrabile e dalla rapportatura giusta. Quale versione scegliere? Beh, questa che abbiamo in prova è una Tipo 1.6 Opening Edition Plus con motore diesel da 120 cavalli. A 19.900 euro è una signora prima auto di famiglia. Volendo, potendo spendere un po', consigliamo questa. Lo stesso motore si può avere a 1.200 euro in meno in un allestimento inferiore, ma bisogna rinunciare ai cerchi in lega da 17, al cruise control, allo Uconnect con navigatore con mappe TomTom e alla telecamera posteriore. Fate voi i vostri conti.
Se volete risparmiare ancora di più, le alternative non mancano. Restando sul diesel, c'è la versione con il 1003 multijet a 17.500 euro di listino. Per strappare il primo prezzo invece bisogna andare sul benzina. In questo caso si parte da 14.500 euro, salvo promozioni ovviamente. Esistono altri tipi di tipo? Per ora no, però se proprio non vi piace la coda, pazientate ancora pochissimo, qualche mese. Ad aprile uscirà la versione a 5 porte, la tipo hatchback. A settembre la versione station wagon, quelle per intenderci che sono appena state presentate al Salone di Ginevra. Tanto l'hatchback quanto la wagon avranno un posizionamento sul mercato piuttosto competitivo, ma a differenza della sedan anche dotazioni un po' più ricche, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Ad esempio ci sarà in opzione uno schermo da 7 pollici per il sistema di infotainment. We'll be right back.